Il segretario della Commissione Sanità in Regione Campania ed onorevole Alberico Gambino ha ottenuto per domani un'audizione per discutere di sanità. In particolare la Commissione affronterà il tema del razionamento della spesa e della possibilità di riaprire l'ospedale di Agropoli. Alla riunione prenderanno parte i consiglieri della Commissione, i sindaci del comune di Agropoli, Polla e Scafati. Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. Sì, questo diciamo che è stato uno dei miei primi impegni, appena già da un anno e mezzo ormai mi sto occupando di questa problematica, perché ritenevo e ritengo ancora oggi più che mai che la riapertura del pronto soccorso di Agropoli sia un punto essenziale da cui partire per assicurare pari dignità a tutti i cittadini della nostra provincia, perché è incomprensibile che ancora oggi nelle zone del Cilento per recarsi in un ospedale bisogna, soprattutto nei periodi estivi, cioè, ci sono dei tempi che sono lunghissimi, addirittura arrivare 2 ore e mezzo, 2 ore per andare o all'ospedale di Battipaglia o a quello di Palo della Lucania. Il che non è possibile immaginare una cosa del genere nel 2015. Certo, mi dicono adesso alcuni tecnici, sto sentendo dire, di voler potenziare un punto di soccorso, ma io non ritengo che sia assolutamente questa una soluzione percorribile. Noi dobbiamo immaginare una sanità che non sia una sanità semplicemente ragionieristica, dove si tagliano le spese senza pensare innanzitutto e soprattutto alla tutela della salute dei nostri concittadini. Quindi da questo punto di vista io mi sento pronto a fare questa battaglia come ieri e più di ieri a fianco dei cittadini del nostro territorio. Onorevole, chi parteciperà al tavolo in termini politici a Napoli? Ma al di là della io sono un segretario della Commissione Sanità in Regione, quindi sono stati invitati tutti i consiglieri facenti parte di questa commissione. Poi ho invitato i sindaci del comune di Polla, comune di Agropoli e comune di Scafati, che sono i punti all'interno dei quali ci sono i presidi ospedalieri dove ci sono delle problematiche che bisogna affrontare in questa audizione. Quindi mi auguro che i 3 sindaci possano partecipare, dare il loro contributo, far sentire la voce dei loro concittadini in modo tale da poter far capire e comprendere in modo concreto sempre di più e meglio alla intera commissione, far sentire il grido d'allarme che viene dal nostro territorio. Onorevole, la nomina di Joseph Polimeni come nuovo commissario porterà un cambiamento nella commissione oppure no? No, guardi, il commissario Dacca era un commissario che ormai si aspettava già da tempo. Io mi auguro che si possa iniziare, ormai sono passati diversi mesi, iniziare a lavorare affinché nella sanità la nostra regione si possa investire la rotta. Nei 5 anni passati è stata razionalizzata la spesa, al contempo si cercava di migliorare la qualità dei servizi. Non tutto è stato fatto, a mio avviso, in modo ottimale, ecco, vedi proprio il punto, la questione di Agropoli. Adesso mi auguro, perché io ad onore del vero ho sentito più volte sia il governatore De Luca, sia esponenti autorevoli del PD parlare che nel momento in cui avesse vinto l'elezione centrosinistra e De Luca si sarebbe immediatamente lavorato per l'apertura del pronto soccorso ad Agropoli. Io mi auguro che dalle parole adesso si possa passare ai fatti. Ormai sono passati 5 mesi, ad onore del vero non è stato fatto ancora niente su questo fronte, e mi auguro che adesso si possa iniziare a lavorare su questo fronte anche con il sostegno e il supporto del commissario Lacta. E la Commissione Sanità quanto potrebbe essere decisiva affinché si possa prendere una decisione utile per l'ospedale di Agropoli, secondo lei? Ma l'audizione è sempre un fatto estremamente importante, perché poi l'audizione in commissione, la commissione fa proprio quelle che sono le risultanze dell'audizione e proporre poi al commissario, perché come ben sapete tutti ormai da anni
da dopo Bassolino la sanità in regione è commissariata, quindi dipendiamo dal governo centrale, però visto che ci sono mai questo asse tra la regione e il governo centrale, mi auguro che la discussione sia quanto più proficua possibile nel supremo interesse dei cittadini della Campania di Salerno e per quando della regione Campania e per quanto mi riguarda la provincia di Salerno.